Partiamo. Buongiorno a tutti i lettori e i sanremesi. Abbiamo visto una bellissima iniziativa qui su Piazza Colombo, promossa dalla LAV, da Cristina e dalle sue due collaboratrici, che adesso andiamo a intervistare. Si vuole presentare Cristina? Sì, buongiorno, io sono Cristina, responsabile della LAV per la provincia di Imperia. Attualmente a livello nazionale e europeo stiamo raccogliendo delle firme per chiedere che il trasporto di animali destinati all'alimentazione non superi la durata massima di 8 ore, poiché l'attuale regolamentazione non prevede limiti di durata dei viaggi. Infatti i viaggi possono durare anche settimane intere, spesso gli animali muoiono all'interno dei tir piuttosto che delle navi. Con questa petizione, come dicevo, promossa a livello europeo, chiediamo una modifica della regolamentazione che verrà fatta a fine anno in sede di Parlamento europeo. Bene, complimenti, è una bellissima iniziativa. Grazie mille. Le sue due collaboratrici vogliono Monica. Aggiungere qualcosa? Grazie. Monica e Alice. E Alice, come la mia nipotina. Volete aggiungere qualcosa o basta quello che ha detto Cristina? Mi pare che sia stata molto. Firmate il più possibile, si può andare a firmare anche sul nostro sito www.lav.it. Dobbiamo raccogliere 1 milione di firme entro fine ottobre. Perfetto, complimenti, siamo solidali con voi oltre che aver firmato e vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie per la bella iniziativa. Grazie. Buon lavoro. Grazie, grazie mille. Da Sergio Merzario e da Franca Cigli della CR il Sanremese. Buon lavoro. Grazie.